Ok. Allora, l'obiettivo di oggi, lanciato un altro crash course su JavaFX. JavaFX è la libreria grafica che useremo, è abbastanza ampia come funzionalità. Ogni questa ora cercheremo di vedere gli aspetti operativi essenziali per permettervi domani già di usare il laboratorio. Quindi su molte cose, anzi su tutto ciò che vediamo oggi, ci ritorneremo nelle prossime settimane con più calma. Adesso proviamo a mettere insieme gli ingredienti fondamentali per riuscire a costruire una piccola applicazione, poi dopo li riprendiamo per capire meglio cosa stiamo facendo. Quindi, però piuttosto che, diciamo così, farlo poco per volta e ritardare un po' troppo, diciamo così, il vostro lavoro, preferisco farvi già vedere il punto d'arrivo, essenzialmente. Poi dopo ci saranno molte cose che oggi ci dovremmo fidare, sono così, le facciamo così, e poi man mano le capiremo. Alla fine arriveremo oggi a costruire insieme un programma di questo genere, che avreste sempre voluto costruire, una finestra in cui puoi inserire una parola. Io scrivo buongiorno in questa casella di testo e premendo il tasto conta avviene una cosa spettacolare che mi dice che la parola buongiorno ha 10 lettere e le ha contate davvero, no? Non è un messaggio fisso. Questo è il punto d'arrivo per oggi. È il seme, la più stupida applicazione grafica che possiamo immaginare, qualcosa che ti permette di inserire un testo e dirti quanto è lungo. Però già ci permetterà di vedere gli ingredienti di base che ci serviranno. Adesso chiudo questa e la ricostruiamo da zero. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della libreria grafica in cui dobbiamo costruire finestre e queste finestre dentro hanno degli elementi. Questa finestra avevamo un bottone, avevamo una casella di testo, avevamo delle stringhe di testo, delle spiegazioni, tutte, diciamo così, organizzate all'interno di uno spazio che è la finestra del sistema operativo. A livello di programmazione Java, chiaramente ci sono delle classi Java che dobbiamo imparare a conoscere, che rappresentano questi vari elementi dell'interfaccia grafica. La classe più importante di tutte nella libreria di JavaFX è la classe che si chiama Nodo. Nodo. Il nodo è qualunque elemento presente nella scena. Quindi il bottone su cui ho cliccato era un nodo, la casella di testo in cui ho scritto la parola era un nodo, la stringa di testo, il messaggio che si chiamava parola a fianco della casella di testo era un nodo, eccetera, e così via. Ci sono nodi che servono per creare elementi interattivi, ci sono nodi che servono per organizzare il layout degli altri nodi. Scusate, lo faccio rivedere. Eccolo qua. Dicevamo, qui c'è una stringa, un titolo conta lettere, c'è un nodo che lo contiene. La parola scritto qui è un nodo. Questo blocco di testo su cui posso scrivere è un nodo. Questo bottone è un nodo. Questa area grossa sotto nella quale compare il risultato, il messaggio, è un altro tipo di nodo. Ci sono nodi di tipi diversi e ciascun nodo ha associato un suo comportamento, cioè si mostra in un certo modo e permette l'interazione secondo certe modalità. Cioè l'interazione che posso fare con un bottone è semplicemente schiacciarlo, l'interazione che posso fare in una casella di testo è scrivere, cancellare, eccetera. In una casella di testo più ampia io posso anche andare a capo e scrivere su più righe anziché su una riga sola. Quindi ogni nodo ha delle sue particolarità. Poi ci sono dei nodi speciali invisibili che sono quelli che servono a impostare il layout della finestra. Cioè queste tre cose, questi tre, a questo punto li possiamo chiamare nodi, parola, la casella di testo e il bottone conta, sono allineati in orizzontale, uno a fianco dell'altro. Qualcosa gli dice che devono stare in orizzontale, non disporsi a caso nella finestra. Mentre invece questi tre nodi rispetto a questa casella di testo più grande sono messi uno sopra l'altro. Quindi dovremmo anche dare delle istruzioni a questi nodi per dire dove dovete metterli.
In JavaFX eviteremo sempre di ragionare in termini di coordinate, perché noi vogliamo creare delle interfacce che magari si adattino anche alla dimensione delle finestre, si possano ridimensionare, e quindi anziché dire quella casella di testo sta nelle coordinate 27 pixel in orizzontale e 18 in verticale, che andrebbe bene solamente se la dimensione della finestra fosse predefinita e fissa, gli do delle regole attraverso le quali lui sappia calcolare qual è la posizione giusta. E questo si fa attraverso dei nodi, che sono i nodi di layout. Li conoscerete. Quindi abbiamo una struttura ad albero, di nodi all'interno di altri nodi. Tutti questi nodi fanno parte di JavaFX, si chiama scena. La scena è l'insieme dei nodi che viene visualizzato in un certo momento. Questa scena di per sé è un concetto ancora astratto. Per essere visualizzata davvero, la scena deve essere associata a uno stage. Stage come palcoscenico. Cioè, il luogo in cui va in onda la scena. Se vogliamo, no, usate un po' una metafora teatrale per definire il nome di queste classi. Come dico, oggi non entro nel dettaglio su questo, diciamo solo che lo stage è la finestra di Windows e la scena è il contenuto della finestra, ma per noi l'importante è ricordarci che per visualizzare qualche cosa devo costruire i nodi opportuni. Questa figura che non si legge ovviamente è un tentativo di visualizzare i principali tipi di nodi, non sono tutti, che possiamo inserire in un'interfaccia JavaFX. Quindi la libreria JavaFX arriva già completa di molte delle funzionalità che ci servono. Adesso poi ovviamente qua né le riusciamo a leggere né le possiamo imparare a memoria, andremo a vedere come facciamo poi in pratica a creare una scena e posizionarvi sopra i nodi. Ci sono nodi di vari tipi. Quelli principali sono quelli che vengono chiamati pane, sono figli di una classe astratta che si chiama pane, che sono tutti contenitori che servono per fare layout, per incapsulare gli oggetti, e controlli, che sono gli effettivi oggetti con cui posso interagire. No, sono due grosse famiglie, non si legge, però qui c'è scritto control, quindi tutti questi sono figli di control, e invece pane è scritto da qualche parte qua, pane, e questi sono tutti i figli di pane, quindi tutte le classi concrete con cui posso impostare il layout. Adesso lo andiamo a conoscere. Dopodiché, ogni nodo, aggiungiamo altri due concetti, ogni nodo, quindi fissiamo in mente uno, questa casella di testo. Io sono un nodo. Ogni nodo ha delle proprietà. Proprietà sono degli attributi, come gli attributi di una classe, no? Voi definite una classe e poi dentro questa classe ci sono delle variabili di vario tipo che potete leggere e scrivere con i soliti metodi get e set. Quando parliamo di nodi, questi attributi chiamano nuovamente proprietà. In JavaFX impareremo che c'è un meccanismo di proprietà che è molto più potente degli attributi di base di Java. Ci sono degli attributi, a seconda del tipo di nodo, chiaramente ha degli attributi diversi. Questi attributi ne definiscono il contenuto. Ad esempio, adesso ci sarà un attributo che si chiama text di tipo stringa, che in questo istante per quel nodo vale, aperte virgolette, io sono un nodo, chiuse virgolette. E se modifico questo, un bel nodo, quell'attributo, il valore di quell'attributo viene modificato in tempo reale. Quindi noi stiamo modificando, vedendo, lavorando con delle variabili direttamente visibili dal programma Java, che sono un attributo della classe, dell'istanza della classe nodo. Vi vale anche il contrario: se da programma Java riesco a modificare il contenuto dell'attributo text, cioè semplicemente nome del nodo punto set text, come un posto una qualunque property in Java, automaticamente cambierà il testo visualizzato. Quindi i nodi effettivamente sono la rappresentazione da programma di ciò che c'è sullo schermo.
Quando l'utente paciocca con lo schermo, automaticamente il contenuto dei nodi, che sono classi Java del mio programma, cambia. E quando io dal mio programma cambio il contenuto dei nodi, in automatico viene aggiornato la visualizzazione. Questo è il modo con cui lavoriamo in grafico. Ho una rappresentazione astratta fatta di un albero di nodi che viene mappata su una rappresentazione visuale, che è ciò con cui l'utente interagisce, in lettura e in scrittura. Poi vabbè, le proprietà più importanti per noi sono quelle di contenuto, cioè cosa c'è scritto dentro. In realtà quelle proprietà, ci sono proprietà anche che impostano il colore, la dimensione, l'allineamento, la spaziatura, l'ombreggiatura e tante altre cose, diciamo, di tipo più estetico, anche lì si possono impostare, leggere, scrivere, modificare. Ad esempio, se voglio rendere il bottone conta, sarebbe bello che io non lo potessi premere se l'utente non ha scritto nulla qui, mentre invece l'utente molto pigro non scrive nulla, schiaccia conta e il mio programma poverino scrive la parola niente, a zero lettere, tutto da vedersi. Quindi sarebbe bello che il bottone conta fosse abilitato solamente se qui c'è scritto qualcosa. Allora dentro, una delle proprietà di questo nodo sarà se il nodo è abilitato oppure no, e la posso modificare al volo a seconda di cosa mi serve. Avete visto che prima io ho scritto qua sotto, è bruttino, perché quella sarebbe l'area, ci siamo immaginati che sia l'area in cui il programma risponde. Allora dovrei poter dire che quel nodo lì è un nodo di tipo testo, ma non è modificabile dall'utente. Allora c'è una proprietà, si chiama editable, che dice se è modificabile o no. Quindi tutte queste proprietà cambiano il contenuto, ma cambiano anche il comportamento, no, di questi nodi. Quindi noi impostiamo in modo molto semplice cosa deve fare l'interfaccia, semplicemente andando a agire su queste proprietà. Dopodiché l'altro concetto importante che è associato ai nodi è quello di evento. Che cos'è un evento? Un evento è, per esempio, la rappresentazione in Java, con forma di classe Java, di una qualche cosa, azione, che l'utente abbia fatto sulla mia interfaccia utente. Quindi quando io porto il mouse qua dentro, questo genera un evento, o meglio, l'elemento, il nodo casella di testo genera l'evento, guarda che l'utente mi ha cliccato dentro. Quando clicco sul bottone viene generato l'evento di clic sul bottone. Quando io scrivo una lettera viene generato un evento che è modificata il valore del nodo e così via. Addirittura quando sposto il mouse senza fare nulla vengono generati centinaia di eventi ogni volta che lo sposto di un puntino. Cosa succede? Allora, alcuni di questi eventi sono conosciuti, riconosciuti e gestiti dall'interfaccia stessa. Cioè, se io qua scrivo X, qua dentro compare una X. Non è che compare per magia, è che la parte JavaFX che implementa quel nodo ha associato a quel nodo un comportamento che è quello di permettermi di scriverci dentro. Quindi la maggior parte degli eventi sono gestiti in automatico dal comportamento normale degli elementi. Se io sposto il cursore col tab sul bottone, vedete che l'ho evidenziato, sul bordino, se scrivessi X qua dentro, lui lo ignora bellamente. Cioè, non è che X è una proprietà magica che adesso diventa... conta X, no? Il testo del bottone è fisso, non lo può modificare l'utente. Mentre invece se clicco su questo bottone succede qualcosa. Se clicco qua dentro non succede niente. L'evento di click viene generato, viene riconosciuto, ma non ha associato un comportamento. Allora, ciò che possiamo fare noi, oltre a conoscere i nodi come si comportano e quindi scegliere il nodo giusto a seconda di quello che vogliamo fare, possiamo andare a intercettare alcuni di questi eventi, quelli che ci servono. Ad esempio, in questo programma io voglio sapere quando l'utente clicca il bottone conta. Il resto non mi frega niente, non mi interessa sapere quando lui sta scrivendo lettera per lettera cosa sta facendo. Lasciamo che faccia, ci penserà il nodo di tipo testo a gestire la scrittura, ma quando l'utente clicca sul bottone, allora io devo intervenire, perché solo io so cosa devo fare quando l'utente ha cliccato su quel bottone. E quindi dovrò in qualche modo andare a ridefinire, intercettare
la parola giusta è gestire, event handler si chiama, gestore di eventi, devo gestire l'evento con del mio codice. Quindi abbiamo un'interfaccia che fa delle cose di suo a seconda dei nodi che ci ho messo dentro, e poi in alcuni momenti precisi, quando io ho definito un gestore per un particolare evento su un determinato elemento dell'interfaccia, su un determinato nodo, allora viene eseguito il codice che ho scritto io, un metodo che scrivo. Quando clicca su conta, esegui questo metodo. E questo metodo cosa farò? Andrò a leggere la property text di questo nodo, a costruire una stringa che consista di questo messaggio, che sia composta di questo messaggio, e prendere questa stringa e impostarla nella property text di quest'altro nodo. Faccio ciò che devo fare a seconda del programma che devo fare. Il meccanismo base però è sempre lo stesso: tanti nodi, li imposto con le property giuste e poi scelgo quali sono gli eventi che mi interessa, ai quali mi interessa reagire, ai quali mi interessa associare un determinato comportamento. E a quegli eventi, per ciascuno di questi eventi, scrivo un metodo che implementa l'azione, anzi, sarebbe giusto dire la reazione che il programma deve dare a questo evento. Questi metodi sono all'interno di una classe che si chiama controller, che in realtà è la prima volta che parliamo di una classe che dobbiamo scrivere noi. Finora vi ho raccontato di classi che ci sono già, i nodi, gli eventi, le property, perché ha già un comportamento suo. Poi quando voglio dare un comportamento mio a una determinata interfaccia, dovrò scrivere i metodi che gestiscono gli eventi all'interno della classe controller. Dietro la parola controller c'è tutto un pattern di programmazione che affronteremo, che ci dice come vanno organizzate le cose, ma però prendiamolo, come vi dicevo, come informazione così e basta. Quindi il controller è la classe nella quale noi programmiamo tutto il comportamento dell'interfaccia utente che non sia semplicemente il comportamento predefinito dei nodi. Dicevo, gli eventi che voglio intercettare ce ne sono molti, questa è una vista d'insieme di quelli che sono gli eventi che si possono, principali che si possono generare. Ci sono, ad esempio, window event sono gli eventi generati dalla finestra, quando la ridimensiono, quando la minimizzo, quando l'allargo, quando passa davanti a un'altra, quando va dietro a un'altra, tutti eventi che vengono generati. Di solito me ne frego, volendo potrei farci qualcosa. Gli eventi di input, in cui l'utente ha fornito qualche cosa, sono, l'input potrebbe essere eventi di tastiera, quindi ho premuto un tasto e l'ho lasciato andare. Gli eventi del mouse, l'ho spostato, ho premuto il tasto sinistro, l'ho lasciato andare, ho fatto clic, ho fatto doppio clic, ho fatto clic destro, eccetera, eccetera. Sono tutti eventi diversi, no? Di tipo mouse. E poi ci sono gli eventi un pochino più di alto livello, come l'action. L'action è l'azione associata a un determinato nodo. Ad esempio il bottone ha un concetto di azione di essere premuto, che non è esattamente il click. No, perché premere un bottone significa premere il tasto e lasciarlo, a quel punto vi scatta l'azione. Se io invece lo premo, poi sposto il mouse via, esco, schiaccio esco, posso annullare l'azione a metà, quindi non è semplicemente ho cliccato lì, ma ho fatto una sequenza ben definita di azioni, che non ci pensiamo neanche, tanto ci viene naturale, no? Ok, questo se vogliamo in teoria. Come si mettono insieme questi concetti? Allora, noi abbiamo programmino che facciamo avrà due classi. Una classe che è il programma principale, il main, che deve inizializzare la finestra e metterci dentro i nodi. La seconda classe sarà il controller, che deve fare il conteggio del numero di lettere. Ok? Allora, la classe main nel programma JavaFX è sempre uguale praticamente. Cosa fa questa classe main? Innanzitutto la nostra classe main estende una classe astratta che si chiama application della libreria JavaFX. Qui tutti i programmi grafici in JavaFX sono fatti da una classe principale che estende application. Application c'entra tutti i suoi metodi che permettono di aprire una finestra, parlare con Windows essenzialmente, aprire la finestra, attivarla, intercettare gli eventi, eccetera, eccetera. Le ha già lei, noi non dobbiamo farci nulla. E in particolare la classe application ha un metodo launch che dobbiamo chiamare noi,
che dice fai partire la parte grafica. Normalmente la chiamiamo dal vero metodo main dell'applicazione, quindi il metodo main dell'applicazione, che è questo, semplicemente chiama launch per dire parti. E poi se ne frega perché poi si finirà, quindi il programma finirebbe qui. Il programma è finito, un'istruzione sola, launch esce. La particolare dettaglio è questa istruzione launch in realtà apre un altro thread parallelo in cui fa girare l'interfaccia grafica, quindi in realtà non finisce. Dopo che lui ha inizializzato l'ambiente grafico, a questo punto la classe application chiama lei un metodo che si chiama start, che dobbiamo definire, o meglio ridefinire noi. Non sa cosa fare, inizializza la libreria e poi dice ok, chiamo start, così il programmatore che siamo noi decide cosa fare. E ciò che devo fare essenzialmente è creare una nuova scena e mandarla in onda sullo stage. Lo stage è la finestra che è già stata inizializzata per noi direttamente dalla classe application. Dopodiché, una volta che ho impostato la scena, dico ok, nello stage, cioè nella finestra di Windows, metti questa scena che ho appena creato, che è vuota, show, mostrala, falla vedere. Da questo momento in avanti abbiamo una finestra con dentro un contenuto, per ora è vuota, perché ho creato lo stage ma non ci ho messo dentro nessun nodo. Ancora. Comunque, se ci fossero dei nodi, questi comincerebbero a lavorare, comincerebbero a fare il loro lavoro, ad avere il loro comportamento predefinito. Come faccio ad aggiungere dei nodi? Per aggiungere dei nodi posso farlo in Java, nel senso che i nodi sono classi, quindi potrei fare new javafx.node.controls.textfield e creo la casella di testo e poi lo aggiungo alla scena. La scena è una collection di nodi a cui posso aggiungere, ma è molto più comodo farlo in modo grafico. La libreria JavaFX ha la possibilità, beh, io creo i nodi, li aggiungo alla scena e loro funzionano. Ma la possibilità di leggere un file testuale in formato XML, si chiama in realtà FXML, che descrive quali sono i nodi della scena. E quindi un file esterno, io creo questo file, dice che è un po' come scrivere una pagina web in HTML, no? Molto simile come concetto. Descrivo questa pagina che al suo interno ha una descrizione testuale di come sono fatti i nodi e senza scrivere una riga di programma, semplicemente la mia libreria, la mia application, andrà a leggere questo file e si popola, si crea i nodi, li mette nel posto giusto e ci risparmia tanto lavoro. Questo file non dobbiamo neanche impararci questo linguaggio XML per costruirlo, perché c'è questo software che si chiama Scene Builder che fa il lavoro per noi, è un'interfaccia grafica per fare il lavoro per noi. Vediamo i primi passi in pratica. Poi ci sarà un metodo che si chiama load che permette di caricare i nodi che sono descritti in quel file. Allora, in pratica i passaggi da fare quali sono? Se noi prendiamo, chiudiamo questo progetto perché sennò mi viene voglia di copiare. Allora, quando noi lavoriamo, qui siamo in Eclipse, tranne i 2 cm più a sinistra, adesso aspetta che la dimensiono così si vede anche il video proiettore, creiamo un nuovo progetto, Eclipse lo conoscete già, non creiamo semplicemente un Java project, ma creiamo un progetto, andiamo nell'elenco completo dei tipi di progetti e ci sarà una categoria di progetti, ce ne sono tante, una si chiama JavaFX e all'interno di questa c'è un JavaFX project, quindi dobbiamo creare un nuovo progetto JavaFX. Se non vedete questa categoria JavaFX è perché non avete installato il plugin di cui vi parlavo ieri che si chiamava EFX Clips, quindi dovete andare nel marketplace di Eclipse e installarlo, che vi definisce questi tipi di progetti. Quindi noi creiamo un nuovo progetto JavaFX, come al solito gli diamo un nome. Allora,
avvertenza generale, in Eclipse mai cliccare senza aver letto e quasi mai cliccare su finish pensando di aver finito, no? Perché se poi fai la cosa sbagliata a un certo punto è un casino tornare indietro o non ti rendi conto di aver accettato delle cose. Quindi tenete presente che il 20% degli errori è aver cliccato senza leggere. Quando crei i progetti, quando fai l'autocompletamento, quando importi il package che non c'entra niente, e poi da 12 milioni di errori, no? Ma perché hai rotto il computer? No, semplicemente hai cliccato a cacchio, no? Quindi calma, no? Nel cliccare. So che a voi piace, dovete fare almeno 10.000 clic nella giornata, ma... Diamo un nome al progetto, quindi andiamo passo passo e vediamo cosa ci chiede. Nome del progetto, che l'avevo già chiamato conta lettere, chiamiamolo esercizio conta lettere. Quale, vabbè, lo salverà in un workspace, che è quello che avete definito voi. La versione di Java da usare è quella che avrete installato, in questo caso la 1.8, non c'è motivo di usare una diversa. E fin qua va tutto bene. Non faccio finish. Ripetete con me, non faccio finish, faccio next. Questa seconda videata mi serve essenzialmente se volessi definire delle librerie aggiuntive oltre a quelle di base. Adesso oggi non ci servono ancora, più avanti sì, ci serviranno quelle per accedere a MySQL, per accedere ai grafi, eccetera. Quindi in realtà le posso anche aggiungere in un secondo momento una volta che il progetto è creato. Oppure se volessi modificare le directory in cui vengono salvate le informazioni, non ci servono. Quindi qua non faccio finish, faccio next. Questa invece è una finestra che ci serve, non l'avete mai vista perché specifica di JavaFX, ma quando avete un progetto Java normale non c'è questa. E questa vi chiede, essenzialmente, vuoi creare un'applicazione JavaFX di tipo desktop o di tipo mobile? Desktop. Come chiamare il package del tuo progetto? Ok? Package Java principale dentro cui vive il programma che stai facendo tu. Allora noi non usiamo application o main o dei nomi di package, cioè cerchiamo di usare le regole giuste che dicono che un nome di un package dovrebbe essere derivato dal nome dell'organizzazione per cui lavori, quelli che hanno sviluppato il progetto, e poi è scritto al rovescio. Quindi noi siamo al Politecnico, polito.it, quindi i nostri programmi saranno tutti all'interno del package it.polito. .tdp, tecniche di programmazione. E a questo punto, quindi tutti i package che faremo nel corso, tutte le applicazioni le metteremo sempre dentro un package che è figlio di it.polito.tdp, così non c'è confusione con cose e lavori fatti da altri. Ok? Quando dovessi mettere insieme classi diverse nello stesso programma, se tutti hanno chiamato il loro package application, un casino molto mortale, no? E quindi questo lo chiamiamo conta lettere. Questo è il nome del package, all'interno del quale ci sarà la classe main. Poi mi dice, guarda, l'interfaccia utente, vuoi scriverla in un linguaggio dichiarativo, cioè in un file di testo, oppure te la crei in Java da solo? No, la voglio definire in un file di testo nel formato FXML. FXML. Dopodiché mi dice, bene, hai una scena fatta di tanti nodi, mi fa scegliere qual è il nodo radice, il nodo principale, border pane mi va bene, poi li impareremo a conoscerli. E poi mi chiede qual è il nome, mi chiede due nomi, qual è il nome del file fxml che devo creare e qual è il nome della classe controller in cui potrai scrivere il codice per rendere dinamica quell'interfaccia. Allora, il nome del file lo chiamiamo conta lettere, punto fxml sottinteso, ce lo mette già lui, e il controller la chiamiamo conta lettere controller. Siamo un po' prolissi, ma pazienza, tanto non ne paghiamo mica noi le lettere. Ok, quindi quello di sopra, file name, è il nome del file fxml, e quello sotto è il nome della classe controller associata a quell'interfaccia. Adesso finalmente posso premere finish.
e mi crea un progetto nuovo che ha dentro la libreria Java standard e più la parte di JavaFX, e nel sorgente vedete che ho un progetto, ho un package che è proprio itd, polito TDP contalettere, e dentro questo contalettere ci sono 4 file. Il main.java è simile a quello che abbiamo appena visto prima. Contiene una classe main, extends application. Main extend, riuscite a leggere? Più sì o più no? Più non tanto. Vediamo se riesco. Qua un po' meglio. Allora, il principale, la classe principale è la classe main, extends application, e application è javafx.application.application. Ricordiamoci che lavorando in grafica noi avremo sempre delle classi che discendono dal package JavaFX. Facciamo attenzione perché ad esempio Swing o AWT, che sono altri package grafici, usano dei nomi di classi che sono molto simili a quelli di JavaFX, e nell'autocompletamento a volte salta fuori prima il nome di una libreria che non è JavaFX, andate a importare il node di AWT, poi non vi funziona più niente, no? Quindi facciamo attenzione, tutto è figlio di JavaFX punto qualcosa. Qui è quello che abbiamo già visto, il metodo main che ha semplicemente il comando launch, e poi ho un metodo start che contiene, allora cosa fa? Prende una classe che si chiama fxmlloader. Fxmlloader è una classe di Java, appunto, javafx.fxml, che faccio che dice il suo nome, prende un file fxml e lo carica. Quindi è un metodo load che carica un file. Questa scrittura qua, getClass.getResource, serve per avere il percorso del file, il percorso della cartella in cui sta questa classe, essenzialmente. E quindi dice, guarda, il file che si chiama contalettere.fxml è nella stessa cartella in cui c'è questa classe. Ma questo sarà sempre così, non ce ne dobbiamo preoccupare. Alla fine che cosa fa questo metodo load? Crea i nodi corrispondenti al contenuto del file fxml, che per adesso è vuoto, e me li restituisce con un riferimento a un nodo root. Root è il riferimento al nodo radice dell'alberello di nodi della shell. Poi questo nodo root crea una scena a partire da questa radice. Questa scena a un certo punto, l'oggetto scene, lo mette in onda sul primary stage, che è la finestra principale. Si chiama primary perché volendo ne possiamo creare anche delle finestre in più quando avete un pop-up o una cosa di questo genere. Questo 400-400 sono le dimensioni con cui viene creata la finestra. Allora, visto che raramente avremo delle applicazioni che sono proprio 400-400, le togliamo, e così la finestra la possiamo ridimensionare, o si ridimensiona in funzione del contenuto che ha al suo interno. Questo, dicevo, ci sono 4 file, questo è uno dei 4. Poi gli altri sono praticamente vuoti. CSS sono i fogli di stile per applicare dei colori, diciamo, degli aspetti grafici all'applicazione che a noi non interessano, comunque in ogni caso è vuoto. C'è un file controller che è vuoto, qui ci dobbiamo scrivere noi il nostro lavoro, e c'è un file fxml che anche lui è vuoto, dice bisogna aggiungere dei nodi. Quindi tutto il programma si legge su questi 4 file, di cui CSS non ci importano e non ci importeranno praticamente mai, e lavoriamo negli altri. Lavoriamo sul file fxml, cioè creiamoci la scena. Per farlo
e usiamo quel programma che si chiama SimBuilder. Allora, dentro Eclipse non posso farci nulla, nel senso che se ci clicco sopra vedo la versione XML di quel file, però è un po' scomodo lavorarci così. Allora uso il programma esterno che si chiama SimBuilder, lo posso lanciare semplicemente direttamente da Windows, oppure se l'avete configurato giusto vi dà già il comandino Open with SimBuilder dentro Eclipse. La prima volta che lo lanciate vi dice non trovo dove è SimBuilder, dimmelo nell'impostazione, mi dici dove è l'eseguibile e lo trovo. E questo è il nostro, dove è andato? SimBuilder, che adesso cerco di ridimensionare in modo da coprire la parte che riuscite a vedere, che ci dice perché vieni più in qua, bravo, dai. Adesso questa risoluzione effettivamente fa schifo. Allora, la zona centrale, che è quella lì nera, che adesso è un po' sacrificata, contiene la scena che stiamo creando. La zona di sinistra, invece, contiene la libreria di tutti i nodi possibili che possiamo voler mettere nella scena e il documento, cioè il contenuto attuale della nostra scena. Cosa c'è adesso? Adesso c'è un solo nodo di tipo border pane, che è il contenitore generale. Border pane è un nodo, forse si capisce un po' dall'icona, che è fatto di un centro, un titolo, una linea sotto e due laterali, quindi sono, divide lo schermo in cinque parti, di cui una centrale e quattro intorno, quattro bordi. A destra abbiamo le proprietà dell'elemento selezionato. Quindi se io seleziono un nodo, in questo caso il border pane, mi fa vedere le proprietà, tutte le proprietà di questo elemento. E alcune proprietà sono proprietà intrinseche del nodo, specifiche. Poi c'è un secondo gruppo di proprietà che ha a che vedere con il layout del nodo, di come il nodo viene, a che dimensioni ha, come è allineato, come se ha spaziatura, se è ruotato, eccetera, eccetera. E poi c'è la parte code, che sono le proprietà che hanno a che vedere con gli eventi associati a quel nodo. Quindi tutte queste sono proprietà di quel nodo, tante sono ereditate dai livelli superiori del nodo stesso, quindi le proprietà comuni sempre le stesse, e divide in questi tre gruppi: proprietà specifiche del nodo, proprietà di layout, quindi come quel nodo viene visualizzato e come visualizza i nodi al suo interno, che è a disposizione, e poi il code, che è la parte che ci interessa per legare il nodo alla classe controller. Allora, adesso è vuoto. Noi sappiamo che c'è un border pane che non contiene nulla. Cosa ci dobbiamo mettere? Beh, ci dobbiamo mettere, ricordiamoci la finestrella che abbiamo visto prima, beh, mettiamoci un titolo sopra, che dice questo conta le parole. Allora, un titolo è un testo normale, allora io vado a cercarmi nella libreria qualche cosa con cui io posso scrivere un testo che deve essere semplicemente visualizzato. Posso, io già conosco come si chiama, posso usare quindi questa piccola finestra di ricerca per cercare un nodo che si chiama label. È un tipo di nodo che contiene un testo, un'etichetta da visualizzare, che non può, non offre, diciamo così, interazione, cioè non ci posso fare nulla, posso solo vederla. E la metto ad esempio nel livello top del border. Allora comincia già a prendere un pochino forma, male, brutta, quella mia finestra. Nel senso che anziché essere una cosa di 0 pixel, comincia ad avere una certa dimensione. Questo nodo label che ho messo qua sopra nel contenitore in alto ha delle proprietà, tra cui la proprietà text, che rappresenta il suo contenuto. Adesso questa label si chiama, non si chiama, mostra il testo label. E io invece posso scrivere il programma di calcolo della lunghezza. Invio. Cambiando questa proprietà cambia la vista del nodo. Posso scriverlo qua, potrei anche fare doppio clic qua sopra e modificarlo all'interno dello SimBuilder. Volendo, io qua posso anche modificare altre proprietà di questo, quindi se non lo voglio, scusate, se non lo voglio rosso, ma nero, ma magari lo voglio rosso, posso cambiarlo da qui o cose del genere, per far vedere che è un titolo. Quindi io posso selezionare il nodo di qui, posso selezionarlo di qui, sono sempre allineate le due cose,
e a destra vedo sempre le proprietà. E su questa label non è che possiamo farci o vogliamo farci altra cosa. Poi invece vogliamo avere degli eventi sottostanti nella parte centrale, nella parte principale, in questo center qua della nostra interfaccia. Cosa ci voglio mettere? Ci voglio mettere, dicevamo, due elementi uno sotto l'altro. Il primo sono quella riga in cui scrivo la parola e il secondo, diciamo, quell'area di testo in cui scrivo i messaggi. Allora ho bisogno, prima di metterci i nodi veri e propri, ho bisogno di un nodo contenitore che applichi la regola uno sopra l'altro. Allora in questo caso il nodo si chiama, che sto cercando, si chiama VBox. Allora, se ho tutti i nodi, guarda, qua ci sono i container. Purtroppo qua siamo molto sacrificati perché, vediamo se riesco, eccolo qua. Questi sono tutti i contenitori di altri nodi, quindi i contenitori di solito, loro sono invisibili ma possono determinare il posizionamento degli altri contenitori. Quindi ho ad esempio grid pane per mettere le cose a griglia, HBox per metterli degli oggetti allineati in orizzontale, ho un VBox per mettere gli oggetti allineati in verticale, ho dei pane, tab pane per fare le pagine con più linguette, no? Con più sottopagine che si modificano. Essenzialmente queste sono tutte le primitive, no, di layout, o ne ho una che si chiama anchor pane, che serve semplicemente per ancorare gli oggetti agli angoli, cioè tu lo vuoi in alto, tu lo vuoi in basso, tu stai 20 pixel a destra, cioè di distanza dal ramo destro, eccetera, no? Poi conosceremo i più importanti. Quindi noi ci andiamo a scegliere, noi vogliamo gerarchicamente due oggetti uno sotto l'altro, quindi le mettiamo in VBox, aspetta che poi devo di nuovo dal documento, se no non posso trascinarlo, nel centro, e questo VBox a sua volta può contenere tante cose. Nel centro posso metterci un nodo solo, non posso mettercene due, quindi se voglio che ci siano più cose devo mettere un nodo contenitore che a sua volta ne contenga altre. Quindi io potrei mettere in questo caso un contenitore che non sta ancora contenendo nulla. Io voglio sopra la riga di testo e sotto il campo più grande di testo. Allora, ad esempio, se io cerco text, questi elementi di testo li trovo tra i controlli, controls. Controls contiene tutti gli elementi interattivi. Ad esempio, se vado sulla parte di testo, c'è un text field e un text area. La differenza tra text field e text area è che text field è di una riga sola e l'area invece di più righe. Quindi noi vogliamo sopra il text field e sotto il text area. Quindi possiamo, ad esempio, metterli prima il text field, poi il text area all'interno del VBox. Qui bisogna fare attenzione a dove lo lasci. Quindi adesso questa è la casella di testo, se la clicco vedete che è evidenziata questa grigia, che è un nodo di tipo text field. Voglio vederlo meglio, posso indicare una proprietà prompt text che mi fa vedere un messaggio di invito prima che io scriva qualcosa, quindi inserisci una parola. E questa invece qua sotto è il nodo text area, ce l'ho qui, che invece è una dimensione maggiore. Quindi ho due nodi uno sotto l'altro. Adesso in realtà non mi basta, devo aggiungere almeno ancora il bottone a fianco. Il bottone che dovrebbe essere a fianco di questa di questo text field. Come faccio però? Se io aggiungessi un bottone, posso, un bottone adesso, potrei metterlo sotto. Perché questi elementi, questi nodi, sono tutti dentro un contenitore la cui regola è li metto tutti in fila in verticale. Se io lo voglio affiancare in orizzontale, dovrei invece avere un contenitore che li mette in orizzontale. Questo c'è, ovviamente, si chiama HBox.
e quindi devo mettere dentro il VBox a sua volta come primo elemento un HBox. E a questo punto il text field e il button li metto dentro l'HBox, li sposto. E sono venuti uno a fianco dell'altro in orizzontale. Quindi, vedete la gerarchia, io ho un VBox che contiene due cose, un HBox e un text area, e a sua volta l'HBox contiene due cose, un text field e un bottone. E sono qua. Quindi la gerarchia logica sulla sinistra corrisponde alla gerarchia di layout, di contenimento, una cosa dentro l'altra, scatole una dentro l'altra, dal punto di vista grafico. Poi nell'esempio che avevo fatto avevo anche aggiunto un'etichetta a fianco, con scritto parola, quindi devo ancora aggiungere per essere completo un'altra label, e la metterò all'inizio dell'HBox, in modo che sia a sinistra del testo. E questa label devo scriverci parola. Ups. Il problema è che le dimensioni sono tutte sballate. Adesso devo andare a dimensionare questi vari box per farli più larghi e più stretti. Se andiamo a vedere, loro sono elementi, vado a prendere la finestra layout, in cui ad esempio il VBox ha una dimensione larghezza 100 e altezza 200 pixel. Poi questa è la dimensione preferita, posso impostare un minimo, un massimo, eccetera. Allora dovrei dire no, in realtà la voglio più largo perché non mi basta, forse un pochino più, meno alto, quel che voglio. Potrei decidere quanto deve essere grande questo VBox e quindi di conseguenza quanti elementi può contenere. Oppure in modo più facile e di modificare questa dimensione scegliendo il valore simbolico che si chiama use computed size. Use computed size che cosa fa? Dice, senti tu, sii grande quanto serve per contenere gli elementi che hai al tuo interno. Punto. Adattati al tuo contenuto. Calcola tu stesso quanto devi essere grande. Non rompere, non chiederlo a me. Adattati. E questo lo devo fare sia... Il border pane di partenza ce l'ha già su tutti i contenitori, no? Il VBox l'ho messo, sull'HBox anche, e anche il text area, che ha una sua dimensione predefinita, gli dico adattati al contenuto. Quindi, a questo punto è un pochino tutto più arioso, più spaziato, non è troppo schiacciato, l'area si adatta alla dimensione che posso specificare magari in colonne, insomma, magari una cosa che mi può bastare 50 colonne per 6 righe, così lo faccio un pochino più piccolo. Scusate. Vabbè, ma sono tutte proprietà con cui posso, diciamo, familiarizzarmi, giocare per disegnare un'interfaccia grafica. Che cosa ho fatto in realtà finora? Finora niente perché non l'ho salvato, salviamo subito. Ho creato un file, torno in Eclipse, che posso, ho modificato il file con tralettere.fxml. Vi ricordate, prima era vuoto, c'era scritto aggiungi dei nodi, adesso questo file contiene un border pane che contiene una label nel top, poi nel centro contiene un VBox che contiene un HBox, che contiene una label, un text field, un button, eccetera. Quindi questa è la trascrizione in XML esattamente di ciò che abbiamo fatto in modo grafico. E quindi se noi lanciamo il programma main, a questo punto, ricordiamoci che il programma main legge questo file XML e lo eseguiamo, salta fuori la finestra che abbiamo progettato, in cui possiamo scrivere, perché il nodo text field quello fa di mestiere, e il text area anche lo fa su più righe, su 6 righe, abbiamo detto che deve averne 6. Se ne voglio di più genererà l'ascensore, la scroll bar. Se modifico la finestra, in realtà aspetta, questo non l'ho fatto ridimensionare.
L'unico problema è che quando schiaccio il bottone non capita niente. E come fa a sapere? Ok? Quindi finora abbiamo costruito una interfaccia senza cervello. Ha gli elementi, sono posizionati in un modo che vogliamo noi, bella, brutta, impareremo a farle anche più belle, più complete, ma per ora non ha nessun comportamento associato. Ricordiamoci di chiuderlo, sennò se ne accumula un certo numero va sotto, attive. E quindi io mi progetto l'interfaccia in modo grafico, questo viene salvato come file, il mio programma va a rileggere il file e ricrea la finestra. Per accelerare il lavoro quando stiamo modificando la finestra c'è anche la possibilità di fare un preview. Quindi direttamente dallo Scene Builder posso fare l'anteprima di come verrà la finestra. Lui praticamente si fa un microprogrammino che tira su quell'FXML e me lo fa vedere. Ovviamente che non ha comportamento, anche questo fa la stessa cosa, non sa come fare. Allora, adesso sono uguali quello del programma e questo quello dell'anteprima. Più avanti il programma avrà il comportamento, l'anteprima continuerà a non averlo. Allora, come faccio a fare in modo che il programma possa associare un comportamento a questa interfaccia? Devo innanzitutto rendere i nodi che mi interessano accessibili al controller. Cioè la logica del funzionamento sta dentro la classe controller. Devo far sì che quella classe, che però è vuota, aperta graffa, chiusa graffa, A, conosca i nodi e B, conosca gli eventi che deve gestire. Conosca i nodi perché se devo leggere che cosa ha scritto l'utente qua dentro, prenderò la proprietà getText, ma di chi? Dell'oggetto quale? Allora, esiste qui la finestra, la parte code delle proprietà, nelle quali posso andare a impostare questo tipo di informazioni. In particolare, ogni nodo, tutti i nodi, quali essi siano, hanno una proprietà identità, un attributo dal nome strano fx2.id. Se noi vogliamo che un nodo sia accessibile dal controller, dobbiamo dargli un nome. Se io scrivo un nome qui, definisco un ID per quel nodo, un identificatore per quel nodo, quel nome lì si trasformerà in una variabile dentro il controller. Quindi io questo lo posso chiamare txt parola, ad esempio, che mi ricorda che è un nodo di tipo testo che contiene la parola, poi chiamatelo Antonio se volete, è importante che vi ricordiate cosa serve. Diamo un nome a quell'oggetto, un'identità. Lui non è cambiato, ma semplicemente da questo momento in avanti dentro il controller potrò fare riferimento a un nodo che si chiama, una variabile che si chiama txt parola, che è di tipo text field e che fa riferimento proprio a quel nodo lì. E quindi potrò leggere e scriverci i suoi attributi. Quindi, ovviamente delle etichette non me ne frega niente, dare un nome all'etichetta, a meno che non la voglia cambiare da programma. Al bottone mi interessa. Ah, tra l'altro sto bottone, diamogli un nome, non button, ma chiamiamolo conta. Quindi anche lui, anche il bottone è una proprietà text, che si comporta in modo diverso perché lui è un bottone in un'area di testo, ma la proprietà è sempre la stessa. E poi possiamo dargli un nome, button conta. Adesso io di solito uso due o tre lettere all'inizio per ricordarmi che tipo è, poi un nome per ricordarmi cosa fa. Ma come dicevo, ognuno se lo inventi come volete, come vuole. E poi c'è l'area di testo sottostante che è di tipo text area. Anche a questo devo dare un ID, mi serve per poterci scrivere dentro. E quindi la chiamerò txt risposta. Ci scrivo la risposta dentro. Allora, finora ho modificato solo il file. Salvato, sì. Il file fxml.
c'è il modo di vederlo da qua, vero? Quindi se torno in Eclipse, vedete che rispetto a prima ha aggiunto semplicemente un attributo fxid uguale txt parola, fxid uguale button font, eccetera eccetera. Queste istruzioni verranno poi usate dall'fxml loader per, si dice in gergo, iniettare questi attributi, iniettare queste variabili dentro il controller, cioè farle comparire per magia. Noi non possiamo fare new di quel nodo, il nodo c'è già, l'ha creato l'fxml loader, semplicemente l'fxml loader per sua cortesia mi passa un riferimento e me lo mette in una variabile di cui ho scelto il nome. Quindi per rendere visibili devo lavorare nel controller. La classe controller dovrà avere un riferimento a dei nodi che non creerai, crea qualcun altro, che qualcun altro si assicurerà che quel riferimento punti effettivamente a quel nodo. Anche qui c'è un'altra comodità, per cui lo sim builder ha un metodo, cioè una borsa di menu che si chiama show sample controller skeleton, cioè mostra un esempio di scheletro del controller. E sulla base dell'fxml che avete costruito vi crea le istruzioni che dovete inserire nella vostra classe controller. Vedete che di fatto è una classe controller vuota, e va bene, che però ha dentro un text field che si chiama txt parola, e questa annotazione chiocciola fxml fa sì che la libreria, l'application vada a prendere il nodo che si chiama, che ha quell'fxid, e lo associ direttamente a questo nodo. Sono variabili che sono già inizializzate, queste vengono inizializzate direttamente dall'fxml loader, non dovete crearle. E questo per ogni nodo di cui avete specificato un fxd, lui vi predispone la classe controller ad avere un riferimento a quel nodo, e ovviamente importa anche i package giusti per poterlo fare. Questa roba qua, facciamo copia e incolla e la incolliamo dentro Eclipse. E così facciamo la nostra classe. In realtà questa classe qua non fa ancora niente, no? Definisce delle variabili, ma poi non fa niente. Se volete potete anche aggiungere qua sotto full, se aggiungete full vi aggiunge anche un metodo initialize, che di fatto quando parte il controller, controlla che effettivamente le variabili siano state istanziate correttamente. Questo è comodo, un controllo in più, perché se poi voi create il controller, poi modificate la scena, cambiate i nomi degli oggetti, le cancellate, poi il controller rimane disallineato rispetto al contenuto della scena. E quindi è bene che a runtime vengano fatti questi controlli. Comments, aggiunti dei commenti, ma non sono particolarmente edificanti, perché... Ok. Questo per rendere visibili le variabili, ma poi non ci basta ancora, perché come dicevo, quel controller non fa nulla. Per fargli fare qualcosa devo intercettare almeno un evento dell'interfaccia. Allora, l'evento che mi interessa è l'evento di pressione del bottone conta. Quindi se io scelgo il bottone conta nella parte delle proprietà legate al codice, la prima è l'fxid che abbiamo già visto, e poi ci sono tutta una serie di eventi. Tutti questi sono tutti gli eventi che quel bottone può generare. Uno si chiama action, che è quello che ci serve, cioè l'azione di essere premuto, l'azione predefinita di quel bottone. Tutti gli eventi legati al drag and drop, quindi se cerco di trascinarlo, eccetera. Adesso quel bottone non è trascinabile, perché non avendo definito nessun drag and drop, se cerco di farlo non c'è codice che lo sposti, e quindi sta fermo. Tutti gli eventi legati alla tastiera, tutti gli eventi legati al mouse, di quell'elemento lì, la rotazione, se lo fate su un dispositivo mobile, quindi ruotate il telefono, lui lo sente, lo swipe, quindi cercate di spostarlo col dito, ovviamente su Windows non funzionano queste cose, gli eventi touch, gli eventi zoom, tutti gli eventi mobili. Ogni volta che capita una di queste cose, questo bottone, viene chiamato il metodo che scegliete voi. Se prendessimo il text area, il text field, vedremo dei metodi in più, perché sono quelli legati alla tastiera sempre, scusate, perché ci posso scrivere dentro. Ok,
Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo definire che ci interessa gestire l'evento action su questo bottone. Tutto il resto di fatto non ci interessa. E come facciamo a dichiararlo? Scriviamo qui il nome di un metodo, del metodo che vogliamo implementare. Quindi io, così, per mia abitudine, in questi metodi gestori di eventi li chiamo tutti do qualche cosa, do conta. E tutti gli altri eventi lasciamo che vadano come devono andare, non mi interessa gestirli. Questo è l'unico punto in cui mi interessa fare qualcosa. A questo punto salvo. Salvo, sei. E se vado a vedere lo scheletro del controller che viene generato adesso, è simile a prima, ma in più ha un metodo void do conta vuoto. Mi predispone già il metodo che devo nel controller, che poi dovrò implementare, non scriverci codice dentro. Quindi questo è tutto ciò che mi serve a livello di fxml. Posso copiare questo, ctrl c, torno in Eclipse, apro la mia classe controller che finora era molto triste e solitaria, incollo dentro tutto questo e salvo. Allora, finora il programma non è cambiato, nel senso che se lo attivo continua a fare esattamente le stesse cose, cioè niente. In realtà quando premo il bottone conta, adesso viene chiamato il metodo doConta, che però non fa niente e quindi non mi accorgo che venga chiamato. Fate attenzione che può capitare che voi modifichiate l'fxml, tornate in Eclipse, fate girare il programma e sembra che lui non abbia visto, anzi non sembra, lui non vede subito, non sempre vede subito le modifiche che fate al file fxml, perché l'avete modificato con un programma esterno e Eclipse non se ne accorge. Allora, se rilanciate il programma sembra che non sia cambiato nulla, non è grave, è semplice, basta che voi riapriate in Eclipse il file fxml, allora lui si accorge che è cambiato e quando riavviate il programma parte correttamente. Quindi è solo un trucco per fargli rileggere il file, guarda che è cambiato, e quindi quando fai run vai a prendere l'ultima versione, non quella vecchia che avevi. La prima volta lascia un pochino sconcertati. Ok, cosa possiamo fare in questo metodo doConta? Ma prima di tutto vediamo se è vero che viene chiamato. Proviamo a scrivere sulla console. Avviamo il programma e quando clicco su conta, ecco qua, sulla console di Eclipse compare. Allora, Eclipse davanti al programma, ogni volta che premo compare la scritta click. Quindi vuol dire che il mio metodo viene effettivamente chiamato. Vabbè, però non voglio fare click. Voglio innanzitutto capire che cosa l'utente ha scritto nel nodo parola. Allora vado a recuperare. Allora, il nodo parola abbiamo visto che ha una proprietà che si chiama text, che è ciò che l'utente ha scritto. Il prompt è semplicemente il testo di background che fa l'invito, non è il testo vero e proprio. Test è ciò che scrive l'utente. Andiamo a recuperare questa proprietà. Come? È semplicissimo, in Java si fa sempre così: string parola uguale nome del nodo. Qual è il nome del nodo? Txt parola punto, voglio una proprietà, get cosa? Text. Fine. Come se fosse una classe Java che siamo costruiti noi, get set delle proprietà. Poi questa parola avrà una certa lunghezza. Questa è una stringa a questo punto, no? Parola.length. E quindi voglio costruire un messaggio di uscita. Qui faccio una riga per volta per chiarezza, è chiaro che potrei scrivere tutto in una riga sola. Uguale la parola
la parola a lung lettere. Quindi prendo i dati dall'utente, qui la faccio grande adesso, prendo i dati inseriti dall'utente, questo, elaboro tali dati e predispongo all'output l'azione che l'interfaccia dovrà fare. Questa stringa adesso devo visualizzarla nell'altra area di testo, che si chiama txt risposta. Cosa dovrò fare? Set text. Messaggio. Se volessi, il messaggio quando faccio set text rimpiazza il testo precedente. Se ho visto che quello è una finestra lunga, volendo potrei fare anche append text, che semplicemente lo aggiunge, append text anziché set text. Sono metodi che useremo e impareremo. Riproviamoci. Buongiorno. E vai. Quindi faccio che scrivo ciao, invece mi dirà che ha solo 5 lettere e così via. Poi per carità è un po' scemo, perché se io ci metto 3 spazi poi ci vedo delle schifezze, lui diligentemente le conta, ma c'è tutti centinaia di controlli da fare per renderlo. Questo era proprio il minimo, no, a cui volevamo arrivare. Ok? Quindi lo schema base è sempre lo stesso. Prima mi chiarisco che cosa voglio dell'interfaccia. Carta e penna, faccio uno schizzo. Una volta che l'ho capito, creo un progetto e comincio a lavorare nel file fxml per inserire gli elementi che mi servono. Vi dico che con questi 5 nodi che abbiamo conosciuto, border pen, hbox, vbox, non sei, button, text field e text area, faremo il 90% degli esercizi che ci servono. Alla fine nell'interfaccia è quasi sempre così, sì, poi c'è la tendina, ecco, il menu tendina, ci sarà i bottoncini, le caselle di spunta, ecco, ci sono questi altri due, ma non arriviamo a 10 nodi importanti, no? Quindi siamo già oltre metà strada nel conoscere i nodi che ci serviranno con cui lavorare. E quindi mi devo impostare l'interfaccia usando questi nodi che ho a disposizione, di layout e di controlli, i container e i controls. Dopodiché capisco quali sono i nodi dei quali il controller, cioè il mio programma, ha bisogno di conoscere gli attributi, le proprietà, per leggerlo, per modificarle. Ad esempio, qui avevamo bisogno di leggere l'attributo testo del nodo della casella parola. Gli abbiamo dovuto dare un FXID per poterlo rendere accessibile. Nel caso invece dell'altra txt risposta volevamo solo modificare una proprietà, ma in ogni caso deve essere accessibile dal controller, dal programma Java. Per assurdo abbiamo dato un nome al bottone e non ci serve, non l'abbiamo usato. In realtà non ci serve dire qualche cosa sul bottone, perché in realtà il bottone è lui che chiama noi, non siamo noi che modifichiamo lui. Quindi identifichiamo quali sono gli elementi, comunque chiaramente abbondare è sempre bene. Identifichiamo gli elementi che vogliamo usare nel programma, nel controller, e gli diamo un nome. E poi identifichiamo gli eventi che vogliamo intercettare. Cioè a quali azioni dell'utente deve corrispondere qualche linea di codice che facciamo noi. A queste associamo, andiamo a prendere l'elemento giusto, troviamo l'evento e scriviamo l'handler, il gestore di questo evento. Questo è lo schema generale di tutta l'interfaccia. Poi è chiaro che per passare da un'interfaccia con un bottone, qualcosa di più complicato, che legga dei dati da un database o altro, bisognerà anche organizzare un po' meglio il codice. Quindi ci basteranno due classi, la classe main e la classe controller, no? Bisognerà un pochino allargarsi. Ma lo schema generale è comunque sempre questo.
Quindi già domani in laboratorio riuscirete a fare programmini di questo genere che useranno le collection già postandole in un'interfaccia grafica in questo modo. Ok? Fate sempre attenzione, quando usate un'interfaccia grafica, lei lavora in modo asincrono, a differenza di un programma normale come quelli a cui eravate abituati, per cui se capita un'eccezione blocca il programma. Il programma si blocca quando c'è una runtime exception. Qui no, qui continua ad andare avanti. Quindi magari ci sono dei null pointer o delle cose che non funzionano nel programma, e però il programma non fa quello che deve fare, ma non si blocca, la finestra non si chiude. Semplicemente i messaggi di errore, le eccezioni, vengono scritte sulla console di Eclipse. No? Quindi tenete sempre d'occhio sulla console, se vedete le eccezioni sotto, prima di andare avanti cerchiamo di risolvere quello. Ok, questo poi è molto migliorabile, ma direi che per oggi, come diciamo, ricorso rapido con le cose essenziali, ci possiamo fermare qui. È anche l'ora giusta per fare l'intervallo, direi.